Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, ogni volta vi stresso la vita, ma iscrivetevi al canale. Vi guardo e lo so che li vedete i video e non vi iscrivete al canale. E se siete invece già iscritti, ragazzi, cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono qua su Gaming Galaxy. Oggi video cortissimo, che però ha per me una grossa valenza, essendo io prima di tutto un giocatore di ruolo e poi un videogiocatore. Quindi queste sono le tre cose da sapere prima di comprare o iniziare Cyberpunk 2077. La numero 1. Cyberpunk è un mondo creato da Pondsmith, non da CD Projekt. Questo signore qua, per intenderci, creato nel 1988, prendendo spunto appunto dalla corrente letteraria Cyberpunk, nata negli anni precedenti. Il gioco di ruolo che ne scaturì ebbe molte versioni e un centinaio di manuali. Perché sì, Cyberpunk è un gioco di ruolo, come Dungeons & Dragons. Ed è dal 1988 che si gioca a un tavolo con dei dadi, schede e gli amici. Non pretendo che conosciate il gioco di ruolo o ci abbiate giocato, ma sappiate che se vi volete fare una cultura, i manuali sono trovabili online, perché per comprarli ci vorrebbe una caccia al tesoro infinita, e sono soprattutto scritti in inglese, e so che molti di voi non avrebbero lo sbattimento di leggerli in inglese. Ma ragazzi, se avete la curiosità e volete imparare che cos'è Cyberpunk veramente, o anche solo provare a giocarci, beh ragazzi, fatelo. La numero 2. Cyberpunk ha una lore infinita. Vi giuro, è infinita. Quello che giocherete in 2077 non è altro che uno strascico della vera lore di Cyberpunk. Da Silverhand alle megacorporazioni, a Night City stessa, hanno tutte lore intrecciate l'uno con l'altra. Qualche video sulla lore l'ho fatto anche io, lo trovate qui sotto nel canale, spiegando chi e cosa sono i vari protagonisti in 2077, ma non è neanche il 10% della lore che esiste in Cyberpunk. Quindi, se vi interessa, oltre a guardare i miei video, se vi va, o a guardare quelli di chiunque altro che vi spieghi un po' la storia di questo mondo, andatevi a cercare i manuali e leggeteli lì. Perché non ve ne pentirete, è una figata pazzesca. Pondsmith è un matto omicida. Ricordatevi inoltre che la lore che troverete nel videogioco è un continuo di quella del gioco di ruolo, quindi avviene dopo i fatti accaduti e descritti sui manuali cartacei. La numero 3, e qua invece si parla del videogioco, Cyberpunk 2077 è un GDR open world single player. Questo significa che ha una storia. Il personaggio cresce e si sviluppa sulle nostre preferenze in tutto, quindi dall'aspetto alle caratteristiche, all'abilità, agli impianti, visto che siamo in Cyberpunk. Non è paragonabile a GTA, lo ripeto, non è paragonabile a GTA. Non è paragonabile a Fallout, non è paragonabile a The Witcher stesso, non è paragonabile a nessun altro GDR open world esistente. È un GDR in teoria di nuova concezione. Ha sicuramente dei rimandi a tutti gli altri open world, perché ad oggi non è che ci si possa inventare molto di più di quello che non è già stato fatto, ma comunque è profondamente diverso. Piantatela di paragonarlo a GTA, soprattutto se pensate sia così, non giocatelo, state buttando via soldi. Quindi ve lo dico già di base, non giocatelo, buttate via solo ed esclusivamente dei soldi se pensate che sia il nuovo GTA. La storia dovrebbe durare dalle 150 alle 200 ore, se non oltre. Anche se non lo sappiamo in realtà con esattezza, ma visti i tweet che sono usciti delle 175 ore di vari sviluppatori che stanno giocando alla storia e che non l'hanno ancora finita, si può pensare che sia dalle 150 alle 200 ore in base a quanto corriamo. E o soprattutto ognuno di noi avrà una storia a sé, in base al personaggio e alle scelte che faremo all'interno del gioco stesso. Quindi, su questo canale non vedrete, mi si è inceppata la lingua. Su questo canale, ripeto, non vedrete le spiegazioni di come si fanno le quest o come trovare determinate cose, perché è infattibile, in quanto la mia storia sarà diversa da quella di chiunque altro. Credo di aver detto tutto, ribadisco che da vecchio giocatore di ruolo, se vi interessa questo mondo, trovatevi un master e andate a giocare di ruolo.
su Find a Player, vi lascio il link in descrizione, troverete ciò che vi serve, quindi potete lasciare un post in cui cercate un master per Cyberpunk e potrete essere contattati dai vari master per poter giocare. Si gioca normalmente su Roll20, quindi è un sito apposito per poter giocare di ruolo online, anche se siete distanti migliaia di chilometri, e normalmente si usa Discord per parlare, quindi la cosa più facile del mondo. Detto questo, ci rivediamo il 10 sicuramente all'uscita di Cyberpunk 2077, in live chiaramente. GG a tutti quanti.